Amici di Padelmania TV, ben ritrovati ad una nuova puntata, un nuovo appuntamento come sempre ricco di novità, ricco di tematiche, e noi andiamo molto fieri perché insomma siamo, diciamolo, la prima trasmissione di padel nata in Italia, e vi ringraziamo ovviamente per tutti i commenti che ci mandate sempre sul nostro profilo Instagram di Padelmania TV. E tra l'altro, come sapete, adesso da qualche puntata raccogliamo le vostre domande che ci scrivete proprio da Instagram e rispondiamo a una di queste domande per ogni puntata. Tra l'altro, insomma, come dicevo, tante novità anche con la nostra consueta rubrica del maestro Andrea Marazzi. Come sempre si parla di padel, abbiamo degli ospiti eccezionali, andiamo a conoscere allora gli ospiti di oggi, a partire da Gabriele Bonfanti, ormai ti conoscono, sempre presente. Esatto, eccezionalmente qua anche oggi, e benvenuti. Grazie. Creatore di Padelmania TV, della nostra trasmissione, e responsabile di Sport City Lomagna. Al suo fianco Luca Zappa Casati, istruttore di padel proprio a Sport City. Ciao a tutti, grazie. E attenzione, ospite d'onore direttamente da Zelig, Davide Paniate. Buongiorno a tutti, buongiorno. Cioè, direttamente da casa mia, come potete vedere. Esatto. Allora, ti abbiamo in collegamento. Tu sei, insomma, so che sei un appassionato, un grande giocatore di padel, però partiamo un attimino per chi, insomma, non ti conoscesse, dal tuo percorso, ovvero dallo spettacolo, dalla comicità. Sì, diciamo che è meglio parlare di quello, perché padel molto bene, molto bello, a me piace tantissimo, era giusto che il padel si accorgesse di me, finalmente si parla di me, del padel. No, è una cosa fantastica, cioè nel senso, cioè penso che... lo stiamo vedendo, i numeri parlano da soli, è una cosa incredibile. Sì, comunque comico, presentatore, Zelig e tante altre cose, appassionato di padel, ma in maniera... Com'è nata questa passione per il padel? Compulsiva. Ma devo dire, è nata grazie a un caro amico, Demetra Albertini, che nel 2018 mi ha detto: dai, vieni, ti faccio provare uno sport nuovo. E io infatti dico sempre: tu mi hai attaccato sta malattia, cioè, perché poi da lì è andato avanti, ti ha rovinato. Ma no, mi ha fatto un bel regalo, mi ha fatto, perché ha fatto sì che trovassi uno sport dove potermi divertire, condividere, conoscere gente. È proprio bello, cioè io continuo a parlarne anche troppo, mi prendono in giro perché anche sul palco parlo solo di padel, cioè, per cui, cioè, è per questo abbiamo voluto invitarti qua, Davide, anche perché tu mi hai detto dal 2018, quindi vuol dire che insomma era già un anno in cui in Italia il padel si praticava, ma non è che spopolasse come ora. No, erano gli anni in cui si trovavano i campi per giocare, cioè era facile trovare i campi, quindi sei uno dei primi. Sì, no, uno dei primi, però sì, ho cominciato a prendere lezioni da subito io, perché secondo me, e il maestro lì potrà darmi ragione, per poter andare avanti e migliorare bisogna giocare col maestro, giusto? Cioè... giustissimo, è fondamentale iniziare con le lezioni, sennò poi alla fine si cerca sempre, se non si fanno lezioni si allena solo ciò che non si sa fare giocando, perché tutti noi abbiamo iniziato... con gli amici, anzi, come diceva lui, io ho conosciuto tutti tramite il padel. Gli amici di oggi sono tutti tramite il padel, perché ecco. Ci si trovava in campo spesso non conoscendo nessuno. Io ho iniziato così, le mie prime partite non conoscevo nessuno in campo, e adesso sono tutti a Sport City. Lo sport che unisce, beh, anche con Gabriele, sì. Insomma. Io non conoscevo Gabriele fino a un anno fa. È vero, è vero. Ecco, quindi dai, insomma, lo sport che in questo caso vi fa allenare e crea anche relazioni, diciamo. Verissimo. Così. Davide, raccontaci un po', come ti alleni, quanto ti alleni? Hai un giocatore, un team, insomma, fisso? Sì,
mi alleno tanto, troppo forse. oggi eccezionalmente non sono andato per fare l'intervista con voi, penso. Che onore, cioè, però ci sentiamo quasi in colpa. No, diciamo che con i soldi che sto spendendo nel padel potrei lanciare un'opa tranquillamente su qualche azienda, okay, e acquisirla. No, mi alleno a Lorenteggio City Padel Milano, o Lorenteggio City Padel Milano, con, spesso con i maestri, con Emily Stellato, che tutti conosciamo, okay, e tanti altri maestri, perché mi piace giocare con loro per migliorare, anche se arrivati a un certo punto poi è sempre più difficile fare quel saltino, no? Però come dicevamo, come stavate dicendo anche in studio, la cosa bella è che si gioca sempre con amici, con gente che si conosce nuova, e soprattutto fare anche i tornei, io non sono classificato, però fare i tornei è bello perché vai, conosci tanta gente e è divertente, molto molto. È difficile e imparare bene i colpi nuovi, no? Cioè, nel senso, i colpi nuovi, portare avanti le migliorie, perché come dicevate in studio si fa sempre gli stessi errori, poi per chi viene dal tennis come me gli errori erano sempre gli stessi, diciamo che però adesso giro sui vetri e cose così si riescono a fare abbastanza bene. Quindi abbastanza tu bene, sei abbastanza uno di quelli bene. Dal tennis al padel. Sì, erano di quelli che quando smesciava l'avversario andavo verso il vetro invece che andare avanti. Ora da qualche anno ho capito come funziona e devo dire che mi piace un sacco trasmettere questa mia mania, chiamiamola così, a tanti amici e colleghi, perché ho portato a giocare Federico Basso, Alessandro Betti, Silvio Cavallo, tanti colleghi che non erano ancora avvezzi al padel e si stanno appassionando molto, e questo mi fa piacere, è proprio la mia vittoria, non so perché, ma la vivo come la mia vittoria. Dai, allora verrò a giocare, così straccerò Federico Basso e avrò l'onore di nuovo di condurre con te a Zelig, va bene? Facciamo una scommessa. Allora, quello volentieri, che tu venga a giocare, ci credo, tanto così ci credo. Manca il tempo, però sono un'appassionata, lo dico, e quando posso gioco ovviamente. Ma allora, Davide ovviamente ha detto dal tennis al padel, e tu Luca cosa hai fatto? Io nella mia vita ho sempre fatto sport. Sei un istruttore direttamente di padel o anche tu hai fatto il passaggio? No, io ho fatto un passaggio un po' più lungo, nel senso che io ho sempre allenato a pallavolo. Fino al 2012 ho allenato a pallavolo a Segrate i ragazzi, fino ad arrivare alla Serie A. Poi dopo ho smesso, ho fatto un po' di tennis. E poi nel momento in cui ho conosciuto il padel, nel momento in cui sono entrato in campo, il passaggio è stato giocare, poi fare il corso e poi incontrare loro, sì, a Sport City. Anche da lì. Tu comunque, quindi, girandoci intorno dal tennis al padel, anche non lì, ci sì, scappi. Sì, 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 sì. Gabriele, sì. Tu? Io male sempre tutto, questo l'ho già raccontato diverse volte, ma esatto. Vissuto però sempre con molta passione. Sì, ho fatto un po' di tennis, ma in realtà è forse lo sport su cui mi concentro maggiormente. Poi a me piace, vabbè, variegare comunque la mia attività sportiva, faccio un po' di tutto, no? E se poi ci scherzo sopra. Però mi piace piacere sentire quello che Davide diceva prima, perché è un qualcosa che è un percepito un po' di tutti i giocatori, no? Cioè, chi più chi meno che si appassiona a questa cosa, davvero si appassiona e nutre, insomma, uno spirito molto, molto bello, molto sano nell'incontrare gente, nel conoscere gente. Adesso, davvero, un anno fa con Luca non ci conoscevamo nemmeno, oggi siamo partner in un'intrapresa molto importante, certo. Il nostro riferimento per il centro sportivo, c'è anche poi Mattia che non è qua oggi presente, ma insomma quelli nei residence c'è sicuramente Luca che insomma lui stesso fa parte e ha creato insieme a noi la nostra disponibilità più che altro. Quello che oggi sono i nostri tanti iscritti al centro sportivo, che insomma. Anche perché appunto il padel per forza di cose crea relazioni, nel senso, sì, che non è come in palestra che puoi decidere di metterti le cuffie, certo, e isolarti. Esatto. E quindi insomma uno, esatto, sport, diciamo così, di relazioni. Esattamente così. Davide, ti chiedo un'ultima cosa, qual è l'aspetto più difficile, magari quando hai iniziato, quando ti sei approcciato a questa nuova disciplina, invece la cosa che ti piace di più di questo sport? Allora, l'aspetto più difficile è gestire i giocatori, avversari o compagni maleducati. No, scherzo, però io sul mio profilo playtomico ho scritto: se tu quando sbagli un colpo spacchi la racchetta o urli, non giocare con me.
Perciò questa è la parte a cui tengo maggiormente, cioè deve essere veramente un divertimento, uno sport, un piacere, e gli isterismi li vorrei lasciare fuori dal campo, anche perché uno c'ha una vita, c'ha un lavoro, c'ha tante cose che magari sono pesanti. Quando si va al campo a me piace divertirmi, rilassarmi, e sì, ci tengo a vincere come tutti, perché ci teniamo a vincere, ma se succede il contrario, e talvolta succede, spesso succede, non bisogna arrabbiarsi, capita, non è un problema. E questa è la parte che forse mi, dà un po', mi piace un po' meno, ma ho imparato a gestire le persone o eliminarle. La cosa positiva è che la maggior parte delle persone invece la pensano come me, per cui vogliono divertirsi, il padel è divertimento, è sport, perché ricordiamo che dà la possibilità a dei cinquantenni come noi di sentirsi ancora capaci a fare qualcosa. Bravo, bravo. Bisogna stare attenti a non esagerare, perché si va un po' in trance agonistica ogni tanto, si pensa di essere un po' dei fenomeni. Quello che penso che vada fatto è filmarsi e riguardarsi e capire che non siamo né LeBron, né Galan, né Coelho, né tantomeno Bella Steghin, per cui ok, ogni tanto ci vengono fuori dei bei colpi, ma se ci rivediamo era un po' come quando giocavamo a calcio, rivedere le partite che facevamo, dici bene, meglio che mi diverta e lasci da parte gli agonismi. Quando hai detto filmarsi, però, pensavo, e poi postare su Instagram, perché so che il padel fa tantissimi like, sì, non so, sì, vi sì. Do così una piccola chicca di, no, sì, infatti, di guarda, strategia. Dico, se posso, stavo giusto pensando a fare dei video da postare su Instagram un po' comici, perché ho visto che la maggior parte dei video che ci sono abbastanza Instagram versus realtà, cose solo di colpi. Invece ho pensato a delle cose un po' più strutturate e vorrei capire, provandole, se potranno andare bene. Saranno chiaramente riferite a chi sa giocare a padel, perché parlerà di colpi, parlerà di momenti che il giocatore vive, che forse a noi che siamo così appassionati mancano un pochino. Certo. Luca, invece passiamo un attimo a te, conosciamoti meglio. Tu sei istruttore di padel, come dicevamo, anche tu sei passato dal tennis al padel. Che cosa ti ha spinto a giocare a padel? Ma guarda, io non ero mai entrato in un campo da padel. Un giorno mancava un ragazzo, mi hanno chiamato e mi hanno detto tu giochi a tennis, entri. Io sono entrato nel campo da padel, non sono più uscito. Ma perché c'è una dinamicità, il gioco non è mai fermo, non è come altri sport dove... Se non hai tanta tecnica, da subito non riesci a giocare a padel. Comunque entri in un campo e dopo un'ora e mezza dici mi sono divertito. E probabilmente non sai bene perché, ma ti sei divertito. Hai toccato palline, hai giocato anche, ti ripeto, senza sapere come hai fatto. E questa cosa ti rimane dentro, non esce più. E torneresti a giocare un'ora dopo. E da lì allora poi, venendo dallo sport... mi sono appassionato, ho voluto crescere, volevo migliorare, quindi ho fatto il percorso per poi diventare istruttore. Certo. Ma veramente, secondo me, solo chi prova a entrare in un campo da padel capisce cos'è, cosa provi quando sei dentro. E anche Gabriele non è più uscito, tanto che ha creato un centro, esatto. Almeno ci sta lì. Molto resident, sì. Perché in realtà ogni sera comunque, anche il mattino sei passo dentro. Sei sempre lì anche tu. Sì, sì, la sera passo lì, poi... cerchiamo di creare un posto in cui attraverso il padel poi la gente abbia piacere anche di stare lì, ok? O di avvicinarsi magari al padel, perché è un momento in cui di pseudo vacanza, diciamo così, ancorché nella giornata, o di leggerezza, di serenità, come diceva poco fa Davide, no? Cioè vengo per divertirmi, cerco di stare in un ambiente piacevole, questo è un po' il mood che cerchiamo di dare. Com'è nata la vostra collaborazione, Luca, Gabriele? Guarda, la nostra collaborazione è nata... perché io giocavo lì, vicino a casa, ho detto aprono il centro vicino a casa, vado lì a giocare. Tramite un ragazzo che giocava con me, aveva la figlia che voleva iniziare a giocare a padel. E quindi mi ha chiesto a me, sapendo che avevo fatto il corso istruttori, se potevo seguire le sue due figlie. Da quel giorno ci siamo conosciuti, ma tu fai l'istruttore, faccio guarda sì, ho fatto il corso e così. E da lì abbiamo cominciato a strutturare un po' il tutto. E devo dire che adesso è una realtà molto molto consolidata nella zona, e come ha detto Gabri non c'è solo padel alla Sport City Romagna, un mondo, è una comunità adesso. Che mondo è, Gabriele? Ce lo vuoi raccontare? L'anticipiamo, è un mondo dove vorremmo che la gente stesse sempre bene, cioè noi, il pensiero che
accomuna tutti quelli che viaggiano in quello spazio è che la gente arrivi e stia bene, ok? Sono ancora in corso, alcuni progetti non li posso ancora svelare perché sono veramente in cantiere, ma tanti altri, e anche qua, se il padel, stiamo parlando a Padel Mania, comprende tutto quello disciplina, c'è sicuramente anche il tennis, c'è il calcetto, c'è il beach volley, ci sono, metteremo un impianto di calisteni che entrano molto tempo, quindi cercano di segmentare anche diverse fasce di età, diversi ragazzi, ragazze, di implementare moltissimo la parte, di continuare a implementare in realtà le scuole giovanili, perché ci siamo accorti che è vero che ci giocano i cinquantenni, ora sono scesi da 35 a 50, quindi anche questo è un altro mood. Ci mettiamo un po' di musica ogni tanto, una grigliata in compagnia, abbiamo creato un tesseramento in cui cerchiamo di farlo funzionare come un circolo, ma sempre inclusivo e non esclusivo. Okay? Questo è quello che si respira. Se poi uno ci viene, secondo me dovrebbe avere questa percezione, anzi, venite così ci dite, se vi piace state, se non vi piace cercheremo di migliorare questa cosa poi qua, parleremo anche dei prossimi eventi, dei progettini estivi, però dopo la pubblicità. Ben ritrovati in studio dopo la pubblicità, è giunto il consueto attesissimo momento della nostra rubrica A Scuola di Padel con Andrea Marazzi per conoscere le contropareti. Bentornati a Scuola di Padel, bentornati nel mio ufficio. Oggi andremo a vedere la controparete di fondo e controparete laterale. Uno dei colpi che sono utilissimi per la rimessa in gioco della palla e vi ricordo essere un colpo d'emergenza. Controparete col vetro di fondo. È importantissimo, e questo mi raccomando, fate molta attenzione, cercare sempre di colpire la pallina dal basso nella parte più alta del cristallo. Quindi per poterlo fare la prima cosa che dovete sempre ricordarvi è di tenere la testa della racchetta rivolta verso il basso. La seconda cosa è andare a spingere la pallina, che in questo caso vi avrà superato oppure tornerà dal vetro a sua volta, spingerla verso la parte alta del vetro. Così facendo avremo la possibilità di avere una traiettoria a parabola molto ampia ed eviteremo così di dare una palla facile all'avversario, ma soprattutto eviteremo di trovarci la pallina dritta dritta negli occhi o dritta dritta in faccia, e vi garantisco non è piacevole. Quindi proviamo a vedere cosa succede in questo caso. Quindi, come vedete, la possibilità di avere una parabola molto ampia è data dal fatto che andiamo a colpire la parte più alta del vetro e non a metà. Questo, ripeto, come avevo accennato in fase di presentazione, è uno dei colpi di emergenza, il che significa che se siamo vicini alla rete e l'avversario ci passa e non abbiamo la possibilità di recuperare una pallina con un colpo rivolto direttamente verso l'avversario, possiamo utilizzare i vetri. E quindi, come ha detto forse già all'inizio delle nostre pillole di padel, i vetri possono essere utilizzati, e tutti i vetri possono essere utilizzati per rimandare la pallina nel campo dell'avversario. Questo è il vetro di fondo, andiamo ora a vedere che cosa succede con il vetro laterale, che sia sinistro o che sia destro. Naturalmente può essere fatto sia di dritto, un pochettino più complicato ovviamente è di rovescio, quindi dove serve un pochettino più di spinta, ma ripeto, sempre la parte più alta del vetro per poter creare una parabola ampia e che possa sorpassare l'avversario. Vediamo ora l'utilizzo della parete laterale. Abbiamo la possibilità di utilizzare questo colpo, per esempio, anche in risposta ad una possibile battuta. Metteremo quindi in difficoltà l'avversario perché cercheremo di sorpassarlo nella parte più alta, creando a nostra volta un lob o un pallonetto. A seconda di come vi orienterete nel tiro nei confronti della parete, avrete la possibilità ovviamente di creare un angolo diverso, un angolo più chiuso, un angolo più aperto, e creando delle traiettorie che possono mettere seriamente in difficoltà l'avversario, perché probabilmente il più delle volte non se le aspetta.
Una invece delle cose più utilizzate durante la fase di gioco, o perlomeno io la uso tantissimo, è utilizzare la parte alta del vetro laterale per poter scavalcare l'avversario e creare quindi un lob. Ora proviamo a vedere gli effetti della palla nel campo dell'avversario con una palla a mezza misura e con una palla invece superiore, quindi un lob, cercando di sorpassare l'avversario. Testa della racchetta sempre bassa, mi raccomando. Esito della pallina a mezza misura con una buona angolazione di campo. Questa invece è la pallina per scavalcare completamente l'avversario. Quindi, come vedete, la cosa divertente e interessante è che la palla rimbalza esattamente dalla parte opposta in cui è arrivata. Quindi, utilizzando il vetro laterale, andremo a caricare la pallina di uno spin contrario e quando la palla rimbalza nel campo dell'avversario lo metteremo un po' in difficoltà perché rimbalzerà esattamente dalla parte opposta. Quindi, buon divertimento con i vetri! Allora Luca, partiamo da te, tu che sei un istruttore di padel, come ci commenti questo video? No, come ha detto Andrea, è un colpo assolutamente difensivo e dove non bisogna abusarne, perché difficilmente si riuscirà a fare punto su questo colpo e a volte se non lo si sa fare, come ha detto Andrea, diventa molto rischioso. Ne ho visti tanti di giocatori che facendo questo colpo si sono tirati la pallina in faccia o negli occhi. Perché come dice Andrea bisogna sempre cercare di tirare nella parte alta in modo da dare una parabola nell'altro campo. Però ripeto, siccome rischia di essere un colpo spettacolare fatto, tanti giocatori lo fanno anche quando non serve. Quando magari uno può tranquillamente aspettare la palla dal vetro e colpirla con un dritto, con un rovescio, fa questo colpo perché fa rumore ed è spettacolare. Però rimane un colpo difensivo che non porterà punto e bisogna stare attenti a farlo nella situazione giusta, quindi quando non si ha più una via di uscita, deve essere l'ultimo colpo possibile. Gabriele, hai mai provato questo colpo? Credo di essere colpo. Fatto l'occipitale qua io una volta, non mi ricordo se era su un colpo del genere, ma mi ricordo che mi sono tirato una legnata sopra l'occhio, sangue. Un vago ricordo c'è. Deve essere stata questa roba qua, del tipo proviamo che forse va bene, pam, e poi racchettata in testa. Perché... Beh, non mi sembra molto facile, cioè, nel senso è comunque un colpo a cui bisogna sembra essere più, abbastanza... Sembra più maliziosi sempre. Sembra, ecco. Più facile, sembra più facile di quello da, che da è. Dirsi che da farsi. Sì, sul fondo, sì. Sul prete di fondo, vabbè, qualcosa si usa... Su quella laterale, anche se poi ha un buon ritorno, però in realtà la malizia di voler accompagnare la pallina ti aiuta, però il rischio di farsi un po' male, poi non so se Davide fatto come un tuo commento, come sei messo a contropareti? Non ti sentiamo, Fabio. Un secondo, ok, adesso c'è l'audio. Sì. Dico i miei maestri, perché io ho i maestri, saluto anche Federico, Fabio e Ale. Perché ho nominato Emily, giusto nominare anche loro, quelli con cui gioco. Se faccio quel colpo lì, si arrabbiano sempre, perché dicono che è solo colpa mia che sono arrivato in ritardo con le gambe. Per cui è un colpo che va fatto assolutamente solo in caso di super necessità. Perché da 99 su 100 il pallonetto che esce fuori diventa molto facile per l'avversario. Io parlo per la parete di fondo. La parete laterale difficilmente mi ci esibisco in questo colpo. Non ne sono abbastanza avvezzo ancora. Cioè, la parete di fondo quando sei in ritardo sì, però 99 su 100 riesce viene un pallonetto che l'avversario o ti fa un per 4 o un per 3 esatto, facilmente. Ti saluta, esatto. E Vanessa, io vorrei che tu spiegassi questo per 4 o per 3 che ho appena detto. Grazie, sì. Nella prossima puntata lo facciamo, assolutamente. Che simpatico. Facciamo una puntata tecnica, facciamo così, almeno vi spiego. No, sono cose molto tecniche queste. Spiego io. Sì, no, vabbè, ma stavo chiaramente scherzando. Ci sarà la rubrica di Vanessa Minotti, no? La rubrica di Andrea Marazzi, va bene? Facciamo un change. Basta che ci possiamo pensare a questa cosa, sai? Ah, dai, mi piacerebbe. Dai, guarda, l'organizziamo. Guarda. Comica. Pensiamoci. No, pensiamoci, perché potrebbe essere un bel connubio. Sarebbe va bene, bello.
Ci sto, poi la pensiamo. Gabriele, ovviamente, se ce lo permette. Assolutamente sì, anzi io non ho ancora ringraziato Davide per la sua presenza, perché è un ospite importante, quindi grazie di essere venuto. Grazie a voi. No, grazie a voi. Mi farebbe piacere anche venirvi a trovare un giorno, quando c'è la grigliata magari. Su quella anche lì siamo messi bene, sulla grigliata, dal padel alla padella, che poi sarà un altro tema. Perfetto. Su questo siamo messi bene. Così si recuperano le calorie smaltite. Sì, assolutamente. Da mangiare, da bere, a sportivi non manca, quindi... A proposito di Sport City, Gabriele, so che ci saranno un paio di eventi, un paio riduttivo, a breve, no? Allora, rimbalzo dal vetro con un colpo di rovescio, direttamente all'istruttore Luca Zappa, che risponderà. Luca, a te, allora. Dall'altra parte, allora, teniamo un bel lob comodo. Tranquillo, gestiamo tranquilli. Allora, l'evento più importante che adesso andremo ad affrontare è il 6-7 maggio, che è il torneo per il primo anniversario di Sport City, perché tra poco faremo un anno, e dove faremo due tornei, uno femminile e uno maschile, quello maschile su due livelli, quelli top e medium, e quindi ci saranno 24 giocatrici e 48 giocatori. Sarà una 2 giorni di padel, dalla mattina alla sera. Ovviamente non ci sarà solo padel, perché, come abbiamo detto, Sport City è polivalente, di conseguenza ci saranno altre attività, ci sarà musica, ci sarà coinvolgimento di sponsor, ci sarà tanto oltre al padel, però sarà una bella 2 giorni con tanti giocatori, un buon livello. Tra l'altro i tornei sono quasi chiusi, mancano pochi giocatori e abbiamo già finito le iscrizioni. E la seconda cosa, dove siamo, loro lo sanno da ieri, siamo uno dei centri candidati ad ospitare le finali di Coppa Italia FITPRA femminili, sempre a maggio, quindi non sappiamo ancora siamo noi, però siamo uno dei centri che potrebbe ospitare queste finali. Allora facciamo un appello a chi ci segue da casa, ovviamente se volete partecipare, essere presenti, noi vi aspettiamo. Sì, anche perché l'evento della inaugurazione è scopo benefico e ci teniamo che sia un evento dopo un anno di attività. Ringraziando uno tra l'altro dei giocatori che abbiamo lì, che è particolarmente attento a questa cosa, quindi raccogliamo denaro per un progetto specifico in Perù. Su questo in Perù, sì. Quindi last but not least abbiamo la consueta domanda che insomma ci raccogliamo dal nostro profilo Padel Mania TV, che ovviamente ci mandate voi, e questa è la domanda che abbiamo scelto per oggi e la risposta ad Andrea Marazzi. Allora, a che età possiamo iniziare a giocare a padel? Si inizia verso i 7-8 anni, abbiamo la possibilità di portare in campo ragazzini giovani che ovviamente approcciano e cominciano i loro primi passi in campo per arrivare comunque ad età ovviamente più adulte. Si può iniziare a qualunque età, dai 30, ai 40, ai 50 anni, divertendosi ovviamente con le possibilità sia fisiche che prestazionali, diciamo, tecniche, di ognuno di noi. Quindi qualunque età è buona, ripeto, partendo da una base di 7-8 anni con i primi rudimenti del padel. Ci sono brand che comunque oggi hanno delle racchettine apposta molto più leggere, molto più facili da gestire in campo, e sono ovviamente dedicate ai bimbi e ai ragazzini giovani, e di conseguenza poi si fanno determinati esercizi che porteranno poi, chissà mai, ad avere dei piccoli campioncini in campo. Ce lo speriamo tutti e ce lo auguriamo. E allora io vi invito a continuare a scriverci sul nostro profilo Padel Mania TV anche insomma in questi giorni, in modo tale da avere molte domande anche per le prossime volte. Continuate a seguirci. Siamo giunti al termine di questa puntata. Ringrazio e saluto quindi Davide Paniate in collegamento per essere stato con noi. Ciao Vanessa, ciao a tutti, grazie. Ciao Luca, ciao Gabriele, grazie. Ciao. Buona giornata, viva il padel. Luca Zappa. Grazie mille a voi e ciao a tutti. Gabriele Bonfanti e Sport City con lui. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi, mi raccomando non mancate agli eventi, alla nostra prossima puntata. Ciao a tutti.